Lucchesi, referente ARPA Sicilia della struttura territoriale di Messina per l'educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile. Le iniziative ambientali anche quest'anno per il 2013-2014 propongono un calendario. Quali sono le fasi salienti di questa iniziativa che si svolgerà dall'autunno alla primavera del 2014? Le iniziative sono tante, sono 16 quelle improntate nel calendario e sono tutte di grande valenza sociale ed ambientale, proprio perché l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente capofila assieme alla sovrintendenza e ad altri enti di formazione che da anni lavorano per l'educazione ambientale, con associazioni di categoria, ordini professionali, ha voluto effettivamente raccogliere e mettersi in rete tutte le iniziative di tutti affinché questo diventasse anche più efficace come effetto, e questo effetto lo si deve dare con degli interventi interessanti, utili per la città di Messina. L'agenzia regionale infatti ha proposto assieme a questa rete per la quarta volta consecutiva, il quarto anno consecutivo, dei concorsi sui quali puntiamo molto. Ci affidiamo anche all'esperienza UNESCO per il primo, perché ci avvaliamo della settimana DES UNESCO, che tra l'altro ci dà degli spunti interessantissimi per quanto riguarda la volontà di guardare all'ambiente con attenzione e stimolare sempre di più quella sensibilità all'ambiente che tra l'altro noi come ARPA, in qualità di agenzia strumentale della Regione Sicilia, vediamo essere un basso livello di sensibilizzazione verso l'ambiente. Avendo notato questo, dobbiamo puntare ancora con più forza in quella che è l'educazione ambientale, proprio perché la nostra città ce lo chiede il nostro territorio, e attraverso dei concorsi che noi appunto intendiamo fare rivolgendoci alle scuole di ogni ordine e grado, vogliamo attivare questa sensibilità con gli strumenti che si hanno, con tutte le, attraverso la produzione di elaborati, e su elaborati abbiamo quest'anno puntato su tanto, cioè nel senso elaborati di qualunque tipo, anche dei modelli che vadano oltre la solito cartellone o cortometraggio, ma a tutti quegli elaborati che possono dare effettivamente una... Per la settimana UNESCO DES lo stretto è al centro. Sì, lo stretto non Messina, a caso, anche se lo stretto di Messina è una nostra grande valenza ambientale, e proprio per la capacità che ha di poter dare mille spunti, abbiamo voluto considerare nel sottotitolo, perché l'UNESCO dà un tema molto interessante, cioè la bellezza del paesaggio, mette in evidenza questo attraverso la ricchezza, attraverso la naturalità, la creatività. Allora non vogliamo attenzionare soltanto il punto di vista contemplativo, cioè nel senso andiamo a vedere quali sono gli ecosistemi e parliamone di quelle che sono le caratteristiche, ma andare oltre, cioè andare a vedere anche le produttività che insistono su questo territorio. Mentre il secondo concorso è dedicato alle giornate solari dell'European Solar Days. Sì, nella settimana del Solar Days anche quest'anno siamo presenti, perché riteniamo, così come il calendario ambientale definisce i vari appuntamenti, andare ad incontrare e unirci a quelle che sono delle iniziative mondiali, nazionali ed internazionali, attraverso anche dei temi che sono in genere interdisciplinari, per cui a scuola i ragazzi, i docenti per primi saranno messi nelle condizioni di poter lavorare in maniera didattica, facendo sì che siano degli argomenti curriculari, ma interfacciandosi con le altre discipline in maniera interdisciplinare, appunto. E questo lo abbiamo fatto attraverso un progetto, questo secondo progetto che mette al centro l'energia solare come motore della vita, mettendo insieme, partendo meglio da discipline quali la matematica, la fisica e la chimica, per dare poi spazio a come l'energia solare diventa poi energia di tanti tipi per diventare poi vita degli esseri viventi. Naturalmente diamo anche un'informazione di servizio: ci sarà una pagina Facebook che sarà Iniziativa Ambientale 2014, dove potranno essere recuperati i file con le presentazioni e anche direttamente l'elenco di tutti gli interventi. Grazie a Domenica Lucchesi di ARPA Sicilia, e a presto, rivederci su queste frequenze. A presto.